Buonasera a tutti, io vorrei cercare di non essere, innanzitutto di non essere ripetitivo rispetto a temi già trattati e possibilmente anche di non essere noioso, in ciò tranquillizzo, sto molto sotto i 20 minuti, non sono tutti i fogli che vedete, sono punti sparsi, non li leggerò uno per uno. Mi interessa magari più cercare di farvi capire quella che è stata la difficoltà per me, che ho difeso invece non un ente esponenziale o l'ordine dei medici o la regione, ma le singole vittime inconsapevoli di questo sistema, qual è stato l'impatto umano e la difficoltà che io ho avuto a far capire a loro in quale tipo di sistema loro si sono ritrovati stritolati, veramente a loro totale inconsapevolezza, e la difficoltà che ho avuto anche a far rendere conto che le cose stavano effettivamente così, perché questo è il processo alla clinica Santa Rita, è il processo al primario Pierpaolo Brega Massone, che per come emerge, per come è emerso in tutte le intercettazioni telefoniche che costituiscono l'architrave di queste indagini, ma per come è emerso anche in diverse testimonianze che si sono avute dalle stesse vittime, era una persona che aveva dalla sua una grandissima empatia e disponibilità. Non so, poi qui ci sono dei medici, mi diranno, quanti primari sono contattabili alle 9, 9 e mezza, 10 di sera sul telefonino da parte di qualsiasi paziente e non li disturbi mai. Ecco, con lui succedeva questo, quindi una sorta di gratificazione inevitabile, una sorta di fascinazione che ha portato la vera difficoltà a far capire a queste persone che quello che gli era stato fatto era veramente una pugnalata alle spalle, è stato veramente il momento in cui è stata carpita la fiducia di queste persone quando avevano più bisogno invece di essere aiutate. Questo non è, come già si è detto prima dalla parte dell'avvocato Pisapia, non è un classico processo di responsabilità professionale, di responsabilità medica, no, non è questo. E non è neanche un processo come ne abbiamo fatti altri, come se ne sono conosciuti altri, di truffa ai danni del sistema sanitario. Qui c'è qualcosa di più. La prima pagina della prima sentenza del tribunale comincia riportando un passaggio del giuramento di Ippocrate. È giusto forse brevemente rileggerlo, perché questo processo parte dalla negazione radicale del giuramento di Ippocrate. Giuro di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale ogni mio atto professionale. Ecco, dicevo, è la negazione di questo giuramento, perché quello che succedeva nel reparto di chirurgia toracica, per come ormai è stato acclarato, quindi possiamo parlarne in termini di certezza, da parte dell'equipe del dottor Pierpaolo Brega Massone, era invece una serie di interventi ispirati a tutt'altro che al sollievo della sofferenza e alla guarigione o alla cura dei pazienti. Ciò che ha portato icasticamente il pubblico ministero in sede di requisitoria a sintetizzare in modo secondo me molto efficace, in cui, con questa frase, che in Santa Rita si curassero anche dei pazienti era una circostanza a cui sicuramente il notaio Pipitone, proprietario della clinica, non si opponeva, però ecco, non era questa la finalità. Credo che in questa frase, di cui si può anche sorridere, ci sia il senso di quello che è stata la ragione per cui si è operato da parte di Brega Massone, Pansera e Presici. Devo dire che a mio parere il dottor Brega Massone è il frutto maturo di un sistema che non poteva che portare a Brega Massone o a qualcuno che operasse come lui. È un brodo di coltura che emerge chiaramente dalle intercettazioni telefoniche, e io pongo una riflessione anche da cittadino ai medici qui presenti, perché quando nelle intercettazioni telefoniche effettuate non solo a carico di Brega Massone, ma a carico anche degli altri medici che a quel tempo e alcuni ancora ora operavano in Santa Rita, in altri reparti, ben prima che scattasse l'indagine alla procura, ben prima che poi ci fossero gli arresti e quant'altro, si sentono altri medici, anche responsabili di reparto, dire, parlando con altri colleghi o con amici: lo sappiamo tutti che qua il più fetente di tutti è Brega Massone. Certo che se Pipitone chiama medici
per fare soldi, poi è ovvio che poi non ci possiamo lamentare, e frasi del genere, io trovo abbastanza sconcertante che poi, siccome per come la vedo io, il medico, forse sono l'ultimo dei sognatori, degli illusi, ma il medico forse non è proprio una professione che si fa come si può fare l'idraulico, l'avvocato, ma forse dovrebbe avere anche un minimo di vocazione, io trovo sconcertante che nessuno di questi medici, ben a conoscenza del fatto che Brega Massone, di cui loro parlavano diffusamente, facesse quello che faceva, cioè operasse senza indicazione chirurgica, medico-chirurgica, non abbia sentito il dovere, anche in via anonima, di rendere nota questa situazione. Questa è una riflessione che io mi sono fatto e che pongo e lascio a chi vorrà coglierla o vorrà riflettere. Quello che è certo è che quando qua le cose scoppiano, succedono due cose un po' paradossali. Cioè Pipitone era il proprietario, il padrone, veramente possiamo definirlo così, il padrone di questo tesoretto di clinica dove tutto funzionava perfetto, era una macchina per far soldi la clinica Santa Rita con Pipitone. Voi immaginate una clinica il cui padrone è il socio unico ed è un notaio, e questo notaio sceglie i primari senza neanche confrontarsi con la direzione sanitaria, che si limitava a prenderne atto, li sceglie lui. Per cui poi, quando noi nelle intercettazioni telefoniche sentiamo Brega Massone, che si vanta di essere il miglior chirurgo del mondo e dice che tutti sono invidiosi di lui perché a 40 anni è già primario, beh, però è primario sulla scelta di un notaio che gli ha chiesto che cosa è disponibile a fare. Cioè lui è diventato primario perché lui è stato disponibile a creare fatturato. E il primo paradosso è che quando scoppia il primo intervento, non ancora penale, ma dell'ASL, che va a sequestrare alcune cartelle cliniche di casi di tubercolosi su cui si era intervenuto, Pipitone, per tentare di difendere dai provvedimenti di sospensione del reparto di chirurgia toracica la clinica, nomina come consulente il professor Legnani, pneumologo primario, credo pneumologo del Sacco, e c'è l'intercettazione telefonica veramente imbarazzata di Legnani quando guarda queste cartelle, e Pipitone quasi se ne meraviglia, come se non fosse lui che ha dato delle indicazioni al suo primario di operare in un certo modo. Per cui quella che poi diventerà il leitmotiv del processo, e cioè la corsa all'intervento è la definizione del professor Legnani parlando con il suo committente, ma con molta onestà, e a un certo punto cita, insomma, Legnani è sconcertato, dice no, nulla c'è di difendibile in quello che sto che ho visto, e dice a un certo punto: qui si sono operati persone con esiti tubercolari che noi non operiamo mai, vi dirò che è stata operata anche una persona con tubercolosi in atto, si sono fatti degli step pro forma come il test di Mantoux a proposito di tubercolosi, di cui volutamente non si è aspettato neanche l'esito, perché sennò si sarebbe dovuti obbligatoriamente prendere atto che c'era una tubercolosi in atto, e dice, ma insomma lei capisce che qua non si può intervenire in questo modo, perché il malato non è che scappa, non è che i malati erano qua ad vitam per cui bisogna intervenire, siamo di fronte a una diagnosi che poi nella stragrande maggior parte dei casi si rivelava poi diversa da quella che ardatamente era stata ipotizzata. Pipitone prende atto dello sconcerto di Legnani quasi con stupore più che con imbarazzo. E il secondo profilo, secondo me abbastanza paradossale, che è emerso da queste intercettazioni è un'intercettazione dell'ottobre 2007, quindi proprio appena ancora scoppiato il caso, ancora con l'intervento soltanto dell'ASL, tant'è che appunto loro non sanno di essere intercettati dalla procura, dove lo stesso Brega Massone, parlando con Merlano, in quei tempi direttore sanitario della clinica, gli dice: pensa che in Emilia Romagna hanno un sistema diverso dal nostro, per cui se tu vuoi accreditare un ospedale con la regione devi assumere il medico, non pagarlo a DRG, assumerlo e stipendiarlo fisso. Così, se fosse successo così, non sarebbero nati tanti casini, dice Brega Massone, come se stessimo parlando di qualcun altro. Ma è ovvio, scusa, nel momento in cui il tuo datore di lavoro ti dice più operi, più ti pago, induce per forza, in modo più o meno subliminale, un atteggiamento aggressivo.
Cioè, questa è una conversazione telefonica, io ho dovuto rileggere due volte che uno di quelli che parlava era Brega Massone, perché mi sembrava che fosse qualcun altro che parlasse di Brega. Quindi diciamo che il punto era stato ben compreso da Brega su quello che stava facendo e sulle finalità che lui si poneva. E gira intorno a quella falla del sistema di cui si diceva, cioè fare di RG. Questo noi lo troviamo conferma in questo nelle successive intercettazioni, quando Brega fu sospeso, essendo stato sospeso il suo reparto dall'ASL, venne risolto il rapporto da parte della clinica Santa Rita, quindi lui non lavorava più lì, e si lamenta di queste cose, e si lamenta con altri suoi, soprattutto con Presicci e Pansera, che ancora lavorano lì, e dicono: no, ma io sono contento che adesso Pipitone si prenda le distanze da me, voglio vedere chi trova a fare il primario al posto mio. E da un lato dice, sempre ad esempio di quello che era il suo modus operandi, le sue finalità, dice: io portavo pazienti da tutto l'Oltrepò Pavese, perché lui in quella zona operava, e facevo tutta una serie di fatturato. Voglio vedere i vari professori che sta contattando come fanno a fare fatturato, perché se pensano di venire qui a fare i primari si sbagliano, qua si viene a fare fatturato. Quindi questa è. Noi in queste intercettazioni telefoniche troviamo la conferma e confessoria da parte di Brega Massone del sistema. Il processo è servito solo per vedere quali casi specifici sono stati oggetto di operazioni inutili. E ragiona. Perché vedi, poi il problema di tutte queste persone, cioè questi che vogliono venire a fare il primario al posto suo, è che qui non è che vieni a fare il primario, qui tu devi fare di RG. Non so, se tu prendi 800 euro a polmone, 7 per 8 fa 5.600 euro lordi, cioè o fai 15 polmoni o altrimenti non puoi pagare un'equipe. E qui si apre una fase che io, quando l'ho imparata, forse anche qua sarà un difetto mio, sono rimasto abbastanza basito, e cioè l'equipe del reparto di chirurgia toracica non era dell'ospedale. L'ospedale riconosceva soltanto il primario, Brega Massone. Pansera e Presicci erano dipendenti di Brega Massone. E questo che cosa induce? Induce quello che dice Brega Massone in intercettazione: se non faccio 15 polmoni al mese, chi lo paga Presicci? Chi lo paga Pansera? Come faccio a pagare l'equipe? È evidente che siamo in una logica sbagliata dall'inizio alla fine. Ecco perché dico che questo sistema, questo brodo di cultura, questo anche tollerare da parte degli altri, nelle altre reparti, degli altri medici, questa situazione non poteva che portare a questo. Ha portato a un processo unico nel suo genere, che non conosce precedenti nella nostra giurisprudenza. Noi abbiamo visto, come dicevo prima, processi per truffa, il sistema sanitario. Cosa si faceva in questi processi per truffa? Si faceva risultare di aver fatto delle operazioni, quindi si incassava di RG che in realtà non sono state fatte. Ma qui invece si fa qualche cosa di più, e si dice: siccome io non voglio che un domani mi si dica che ho fatto risultare delle operazioni che non ho fatto, io le faccio sul presupposto che poi nessuno verrà o potrà sindacare la mia scelta chirurgica. E questo ragionamento ha poi permeato tutti e due i processi, perché Brega Massone non ha mai fatto un passo indietro rispetto a nessuna operazione, ha difeso il suo operato e le sue scelte chirurgiche su ogni operazione, nonostante fior di professori, consulenti gli dicessero: guarda che non sta da nessuna parte, tu operi un esito tubercolotico, un lipoma che è volgarmente una pallina di grasso come sospetto tumore, eccetera eccetera, non sta da nessuna parte, che tu non hai nessuno step diagnostico. Diceva Legnani con l'intercettazione: non è che puoi fare una toracotomia tutte le volte per andare a vedere che cosa ha un paziente, quella è l'ultima cosa che fai, non può essere la prima. Invece non esistevano aghi aspirati, non esisteva nulla che potesse consentire una diagnosi non invasiva come le operazioni che invece vengono fatte. E quindi dicevo della difficoltà di far capire ai pazienti, alle singole persone, la situazione, perché questo, come dicevo, non solo non è un processo di truffa, ma non è neanche un processo di responsabilità professionale. Quindi
l'impatto con queste persone è stato un impatto di gente che ha detto: ma io ho avuto un problema nel 2006, 2007, 2005, sono andato alla Santa Rita, ho trovato Brega Massone e me l'ha risolto, o perlomeno mi ha detto che dovevo essere operato, sono stato operato, poi mi farà male, mi farà male, ma se dovevo essere operato, sono stato operato, il resto è una conseguenza accettabile. Il problema è far capire che quella non è stata un'operazione mal fatta, cioè non è una malpractice, non c'è una negligenza del chirurgo, non ti sto dicendo che sei stato operato male, ti sto dicendo che su quel tavolo operatorio non ci dovevi finire. E questa è una prospettazione che ha trovato più di una resistenza in capo alle persone che poi si sono costituite parte civile o comunque che sono vittime di questo sistema. Perché qui credo che il danno più grande che è stato fatto da Brega Massone, da questo sistema della clinica Santa Rita, non è neanche il danno fisico, biologico alle singole persone. È proprio questo, è l'aver vulnerato il rapporto di fiducia che c'è tra medico e paziente, ma non tra quel medico e quel paziente, tra i pazienti che possiamo essere tutti noi, e la classe medica. Perché se viene meno il rapporto di fiducia, per cui io nel momento in cui sono malato, devo sospettare che se il mio medico mi dice che devo fare quell'intervento, io devo sospettare che lui non lo faccia nel mio interesse, ma lo faccia per guadagnare di più in percentuale. Ecco, quello mina nelle fondamenta il patto sociale. Io credo che su questo noi dovremmo riflettere profondamente. E infatti, di sicuro una persona, mi ricordo io, che ho assistito io, lo venne a dire anche in dibattimento, ma più di una in realtà, dissero proprio questo. Dissero: io avrei anche necessità di fare altre cure, altri interventi per altre cose, ma io non mi fido più, io non vado più, io ho il sacro terrore della classe medica, ho il sacro terrore degli ospedali. E se questo è vero, come purtroppo è vero, lascia anche un po' stupefatti e andrebbe fatto oggetto di riflessione, secondo me, il fatto che tra le varie parti civili, ad esempio, si sia costituito l'Ordine dei Medici di Milano, non l'Ordine Nazionale, l'Ordine dei Medici di Milano, che ha avuto la sua legittimazione, ha avuto il suo risarcimento. Notate però che nessuno dei tre medici imputati faceva parte dell'Ordine dei Medici di Milano, facevano parte dell'Ordine dei Medici di Pavia. Dall'Ordine dei Medici di Pavia in due processi non c'è stato nessuno che abbia neanche richiesto di costituirsi. Io non so se ci siano stati interventi di sospensione dalla professione medica, però io credo, questo è un discorso che io faccio da anni anche per quanto riguarda la mia categoria, che fino a quando un ordine, qui forse tornando oltre faccio riflessioni a voce alta, davanti a episodi così gravi, che portano conseguenze così gravi in relazione al rapporto di fiducia tra medico e paziente, non intervenga ma si chiuda invece in sostanziale difesa di categoria. Ecco, credo che qua ci sia veramente da fare più di una riflessione. Comunque questo è lo stato degli atti, in due processi si è costituito un ordine che non era quello a cui questi tre medici appartenevano, e per fortuna che almeno un segnale è stato dato. Chiudo con un dato più strettamente tecnico, a cui mi ha invitato l'avvocato Bisapria prima, cioè la unicità e l'eccezionalità di questo processo. Qui si dice: tu rispondi di una serie di lesioni e tu rispondi, e qui il caso è deflagrato con questa scelta coraggiosa della procura, di 4 omicidi volontari. Noi per la prima volta abbiamo un primario che è in carcere con la pena dell'ergastolo, non ha precedenti questa decisione. L'ergastolo, perché ci sono 4 omicidi che sono stati imputati, in questo momento sono stati riconosciuti da una corte d'assise, come provocati con volontà di uccidere. E questo è un fatto gravissimo che non ha precedenti, per fortuna, ad oggi nella storia giudiziaria di questo paese, ma che sposa e prende atto di un fatto, di alcuni dati di fatto, e cioè quella che noi chiamiamo il dolo eventuale, che è diversa dalla colpa, cioè hai fatto male, non sei stato diligente, sei stato imprudente, sei un medico incapace. No, tu sei un medico bravissimo. Hai fatto però delle operazioni che non dovevi fare, le hai fatte con finalità diverse rispetto a quelle che sono tipiche dell'arte medica, e le hai fatte accettando un rischio evidentissimo nel caso dei 4 omicidi, che il paziente potesse morire, perché, come ricordava prima l'avvocato Pisapia, per quanto riguarda i 4 omicidi si trattava di grandi anziani, quindi persone
che erano più vicine ai 90 che agli 80, in condizioni molto decadute di vita, fisiche, con un'aspettativa di vita su cui l'operazione non avrebbe, anche se dovuta e anche se ben riuscita, non avrebbe potuto incidere in modo sensibile, e quindi con un rischio concreto di morte, perché c'era il rischio concreto che non potessero superare questa operazione, perché ovviamente sono operazioni delicate ai polmoni, con sedazione totale, e infatti sono morti, qualcuno sul tavolo operatorio, qualcuno immediatamente dopo. Ecco, questa rappresentazione psicologica, cioè l'accettazione di un rischio concreto di cagionare la morte del paziente, per che cosa? Per delle operazioni che io, non perché non sono un bravo medico, ho pensato di dover fare, ma perché io sapevo che non andavano fatte, perché tutti i dati, tutti gli elementi, tutti i protocolli, tutta la dottrina medica mi portava ad escludere quell'operazione, che era totalmente inutile. Io ho deciso di procedere lo stesso. Vorrei solo ricordare che sotto questo profilo, visto che si parlava di brodo di cultura, se ci stacchiamo un attimo dal reparto di chirurgia toracica, nel reparto di ortopedia, quando ancora appunto c'erano le intercettazioni telefoniche, il dottor Scarponi, responsabile del reparto di ortopedia, in un'intercettazione telefonica a proposito di grandi anziani, a fronte delle dimostranze di una segretaria o infermiera che gli diceva: guardate, però state attenti perché c'è un chiodo non più sterile perché avete aperto una busta, costa 450 euro, ha detto: che problema c'è? Io il chiodo lo reimpianto al prossimo paziente. La infermiera gli ha detto: ma non è sterile? E gli ha detto: ma quanti novantenni facciamo? Con l'aspettativa di vita che ha un novantenne, io la reimpianto al primo novantenne. Il dato drammatico è che effettivamente è stato reimpiantato, e quella persona a cui è stato reimpiantato è poi stato riaperto, rioperato altre 5 volte per problemi di setticemia. Ecco, credo che posso concludere con quello con cui ero partito. Brega Massone e i suoi due assistenti sono il frutto maturo di un sistema che non poteva che portare qua. E quindi staremo a vedere, sperando che sia un fatto che possiamo chiudere tra parentesi e che non si debba ripetere o riscoprire casi analoghi. Grazie.